Bentornati a Radio Design, qui collegati dall'Istituto Italiano di Design. Siamo qui in centro a Perugia, in Via Alessi, veniteci a trovare. Io sono Nicola Palumbo, docente di web marketing qui. E oggi abbiamo, subito dopo l'intervista fatta precedentemente, abbiamo un altro studente, il nostro ex studente, Adrian Iorga. Ciao a tutti. Adrian Iorga. Adrian. Anche tu hai fatto un percorso simile. Ho fatto un percorso molto simile, industrial design sempre. Sì. Qui all'Istituto Italiano Design. Sì, raccontaci un po' com'è stata la tua esperienza e poi come sei uscito da qui e come ti sei realizzato. Boh, realizzato penso che non te lo dirò mai, però va bene, diciamo, insomma, ho ovviamente studiato qua. Sì. E, quando? Nel 2010, se non sbaglio, che ormai sono tanti anni fa. Ok. Niente, dopo ovviamente come tutti noi ho iniziato a fare quello che è stato il mio percorso finora nel mondo del lavoro, sì. Più o meno rilevante, okay. Con varie esperienze in Umbria soprattutto, e, fino ad arrivare oggi nell'azienda in cui lavoro, mi occupo di progettazione punti vendita. Sì, ma è... Finché sei arrivato, allora come è stato il tuo processo? Cioè, tu sei uscito e come. Allora, sono uscito, ovviamente ho avuto una grossissima mano da parte dell'istituto perché essendo a contatto con tantissime realtà della zona e non solo, ho sempre avuto opportunità di lavorare in questo campo. Poi, ovviamente, dopo state cogliere questa opportunità, certo. E insomma, da lì da cosa nasce cosa, ovviamente. E ho avuto insomma diverse esperienze nel mondo del design a 360 gradi, siccome sono un appassionato generico di design, qualsiasi sì. Cosa che si può industrializzare dalla penna all'aereo è molto appassionato di motori, insomma tutto quello che corre in generale, sì. E, insomma ho avuto anche altre esperienze in svariati campi. Sì. Anche nel campo del car design sì. Ho avuto un'esperienza molto gratificante, è stata la cosa per me finora più bella al mondo. Vai, raccontaci, quindi tu ami le, diciamo, tutte le cose che corrono, come hai detto. Sì, sì, sì. Io sono l'opposto, io amo camminare e basta, quindi non sono assolutamente, sono l'opposto totale. E ovviamente la cosa, insomma, veniva a mio favore perché uscito dall'industrial design... Sì. In una maniera, diciamo, strana, come spesso succede nella vita, sì. Mi è capitato, insomma, questa opportunità di lavoro nell'ambito del car design, cioè si trattava di progettare un'automobile, sì. per le corse, per la pista. Ovviamente... Neanche una Panda, proprio sei partito subito... infatti è stato sorprendente per me perché io mi aspettavo, insomma, no? Senti sempre docenti, gente insomma importante, sì. In quest'ambito parlare del fatto di essere umili e di iniziare, no? dalle cose piccole, dalla matita, dalla matita. Cioè, faccio una macchina. E tuttora, insomma, lo trovo un discorso giusto anche. Solo che, insomma, da vero appassionato ti si presenta sta cosa di progettare una macchina che correrà prima possibile, insomma, in sì. una competizione italiana o, insomma, e ci hai detto corre tuttora? Corre tuttora, in Coppa Italia, sì. Sì, sì. Figata. Quanti anni sono passati? 8 anni? Io l'ho progettata nel 2014. Ah, 14. E ora sta continuando, insomma, ci ha avuto dei vari upgrade nel sì, tempo. Ma li segui sempre tu o hai abbandonato sì, poi? Sì, sì, ah, sì. Continui? Sì, sì, lo seguo. Ah, stai continuando a seguire il progetto? Sì, 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 ovviamente ci siamo trovati bene, sì. Insieme al team, sia ingegneri che il, insomma... Possiamo dirlo il nome di questo team? Come si chiama? Allora, il nome è Black M. Okay. Sarebbe Black Magic, che è il nome della macchina. Ah, figata, Black Magic. Bene, il nome è anche molto... evocativo. Sì, sì, sì. C'hanno una tradizione, insomma, tutta una storia su questo nome. Quindi praticamente tu esci dall'istituto, ci hai raccontato... È stata la cosa più bella, diciamo. Ovviamente in mezzo ci sono tante altre cose, certo. Ci sono state esperienze che non sono andate a buon fine. Vabbè, questo è normale, fa parte della vita, insomma, sperimentare è necessario. Che sono anche molto utili, sì. Io reputo...
Le famose dentate nella vita sono fondamentali. Sì. E niente, poi insomma ho avuto questa grossissima soddisfazione che poi mi ha aperto la porta ad altri progetti. Sì, però dicevi hai fatto quest'auto in 2 mesi soltanto. Sì. Ma ti sei occupato di progettare la scocca, si dice così? Sì, la parte, diciamo, il design esterno, la carrozzeria, tutto quello che è estetico. E sì, praticamente da solo, perché appunto, come ti dicevo, la situazione era alquanto strana, perché io, siccome anche appassionato di breakdance, sì, mi trovavo per altri motivi ad allenarmi su una palestra a Spoleto, e poi sono venuto a conoscenza del fatto che il proprietario di questa palestra era ed è tuttora un pilota, e stava costruendo, cioè, a mente questo progetto che mandava avanti insieme a ingegneri. Sì. Diciamo che è arrivato proprio al momento giusto, io cercavo di fare una grossa esperienza nell'ambito del design, lui cercava qualcuno per disegnare questa macchina, sì, ci siamo trovati nel momento giusto, fortunatamente. Che figata! E da lì è nata questa bellissima collaborazione che tuttora sta andando avanti, ovviamente. Ma stai sognando anche di progettare, anche, non so, anche una moto? Assolutamente, sì. Attualmente stiamo, tra l'altro, facendo delle cose inerenti, di cui non posso svelarvi troppe cose. Cioè, però... vedi, io ho avuto l'intuizione senza sapere nulla, ho detto, grande, secondo me si sta spingendo pure su qualche altro fronte. Sì, perché ovviamente, come dicevo prima, sono molto appassionato, ho anche una moto, spesso fine settimana, insomma, si va un po' a correre. Immaginavo. E quindi poi, grazie a questa esperienza... Grazie a questa esperienza sono riuscito a trovare un lavoro che con questo non ha niente a che fare, okay, però è una cosa per me bella, sì, perché come ti dicevo mi piace il design a 360 gradi, quindi mi stimola qualsiasi cosa che riguarda il design. E niente, ho trovato l'azienda in cui attualmente lavoro, che si chiama Fisadorelli, è un'azienda umbra, sì, che sta a Città di Castello, in cui progettiamo spazi per punti vendita, sì, espositori e quant'altro per tutta una serie di marchi italiani, mondiali, eccetera. Sì. Non so se si può dire in radio. Vai, facciamo pubblicità gratuita, poi ci pagheranno. Vabbè, dopo. Sono marchi che non hanno bisogno, come la Ferrero, Coca-Cola, Danone e quant'altro. Vabbè, tanto non li conosce nessuno questi marchi. Ma infatti. E niente, ovviamente come immagini e come tutti insomma sanno, è un'esperienza molto stimolante. Sì, sì. E trovarti insomma a lavorare per marchi del genere in un ambiente fighissimo, con tra l'altro un altro collega ho incontrato lì, che ha studiato sempre nell'Istituto Design, sì, e ci siamo incontrati su questa azienda qua, è tutto molto bello. No, e tu dicevi che sei una figura particolare all'interno di questa azienda. Sì, sono un industrial designer, ovviamente, seguo quello che sono tutti, sì, la maggior parte dei progetti, dal bozzetto iniziale, quindi l'idea, il briefing iniziale, sì, il brainstorming e quant'altro, fino alla realizzazione di magari uno stampo o insomma al prodotto finale, presentazione al cliente. Sì, segui tutto il processo sostanzialmente. Sì, la progettazione al computer ovviamente, CAD, CAM, eccetera. Bene, quindi tu non ci vuoi spoilerare assolutamente questo nuovo progetto? Non posso, perché è in corso, quindi dobbiamo sistemare prima alcune cosine. Sì, l'unica cosa che posso dire è che si tratta ovviamente di moto, okay, e accessori per le moto, ecco. Ok, accessori per le moto. Ma questa moto correrà anche questa moto? No, ti dico subito che non si tratta della progettazione di un'intera moto, okay, come è stato con la macchina. Okay. Però adesso vediamo. Qual è stato l'oggetto più piccolo che hai realizzato? L'oggetto più piccolo? questo è difficile. L'oggetto più piccolo, se non sbaglio, è stato un espositore da banco. Piccolo, cioè, un rendiresto si chiama, è il classico espositore che ti trovi nei capito. Bar quando ci appoggi sopra le monetine. Ci appoggi le monetine e ritiri il resto, insomma, per tic-tac. Bello, questo avrei dovuto chiederlo pure all'ospite precedente, ma mi è venuto così adesso la domanda. Dobbiamo rimediare. Molto interessante questa cosa. Bene, allora diciamo che a questo punto
sotto questo video metteremo dei link dove potete andare a vedere intanto questa macchina che hai realizzato. Certo, che la potete trovare sul mio sito, Perfetto. drydesignadrian.com. Dry design, sì, Adrian. Sì. Ok, quindi asciutto. Asciutto, esatto. Perché è un design asciutto o perché tu sei magro? E in realtà anche qui c'è tutta una storia dietro, okay. Riguarda il mio passato e presente nell'ambito della breakdance. Ah, ok, era un tuo nickname. Esatto, è quello che ho tuttora. Dry Adrian. No, il mio nickname è B-Boy Dry. Okay. All'interno di questa che cosa. Figata. Quindi praticamente mentre io non riesco a fare 5 cose contemporaneamente, tu riesci a fare la breakdance, andare in vacanza, progettare una macchina, ovviamente contemporaneamente no, accessori per una moto e lavorare H24. Benissimo, ok. Questo è un monito per tutti noi che non riusciamo a avere una vita, diciamo, schedulata nel modo giusto. No, ma in realtà neanche io. Ogni tanto tu bevi un caffè con gli amici? No, non bevo il caffè. Ah, vedi, ecco perché questo ci ruba un sacco di tempo. Non so. Ruba un sacco di tempo. Anche l'ospite precedente beve un sacco di caffè e perde tempo in questo modo. Ecco, vedi, no, è una cosa, non so, non sono un amante del caffè. Ho provato, ma già sono abbastanza, insomma, attivo di mio col caffè. Forse è quello, forse io sono un po' più flemmatico, diciamo così. Va bene, è stato veramente fighissimo. Anche tu, che suggerimento daresti a chi si lancia nel mondo del mercato, del lavoro ovviamente? Oddio, io non penso di essere in grado di dare dei suggerimenti, insomma, dei grandi consigli in materia, anche perché ovviamente ho fatto diversi sbagli anch'io e non lo so, non mi reputo una persona che ne sa tante in argomento. L'unica cosa che ti posso dire è che è strettamente personale, bisogna sempre credere in quello che si fa e in se stessi. Cioè, sì. Io sono l'unica cosa, penso, che ti posso dire in qualità mia è che sono sempre convinto, anche un po' presunzione tra virgolette, sono sempre convinto che potrei fare, insomma, quello che ho in testa di fare. Sono proprio convinto di questa cosa e non deve mai mancare questo, perché è molto molto facile demoralizzarsi in quello che fai, e te lo dico perché sia nel design che nel breakdance ci credo, anche la breakdance ci sono dei momenti in cui, insomma, ti senti non all'altezza e dici vabbè, ma forse non è il caso. Bello. Invece ci devi sempre credere e continuare per la tua, perché se lo vuoi veramente, alla fine viviamo in un mondo in cui abbiamo le opportunità per fare tutto. Sì. Sta a noi poi giocarci le carte al meglio e, insomma, poi non tutti hanno le stesse possibilità e va bene, però figo, ci si arriva, penso. Questo podcast sta piano piano diventando uno di quei podcast tipo motivazionali. Sì, assolutamente. Siamo ragazzi, fatelo se vi piace il design. Cioè, siamo partiti raccontando i designer del futuro, ma siamo arrivati anche, diciamo, a una sorta di dibattito filosofico sulla vita e sull'esistenza. E questa cosa è molto figa, mi piace molto, perché è bello. Tra l'altro fa parte di questo. Quindi sì, fa tutto parte. Fa parte della vita. Della vita. Minchia, stiamo diventando proprio pesanti nei nostri dibattiti. Però penso sia bello. Ok, allora grazie molto. Mille, grazie Adrian. Grazie a voi per questa bellissima esperienza. Tornaci a trovare anche tu, parliamo di automoto, io non so niente. Quando vuoi. Ti dico solo, questa esperienza mia personale è stata di, quando ho dovuto comprare la macchina nuova, ho chiesto qual è la macchina che costa meno, non ho chiesto neanche quale fosse il modello e ho firmato, ti dico, la mia esperienza. Quindi puoi immaginare, sono la cosa più distante da te in questo momento. Da una parte ti capisco, perché no? Cioè, abbiamo il lato pratico delle cose con cui dobbiamo affrontare tutti i giorni. Non ho chiesto neanche il colore della macchina. Va benissimo. L'ho presa com'era. Bene. Questa esperienza triste. Va bene. Non a caso faccio web marketing, assolutamente. Io non insegno design, ve lo dico subito. Ok, grazie mille ancora. Alla prossima intervista su Radio Design. Ciao, ciao ragazzi. Ciao.